Noemi Signorile, una delle tre registe italiane, sinora come giudichi il tuo mondiale? Ma fino adesso lo giudico buono, cioè quando sono stata chiamata in causa ho sempre dato il mio contributo, almeno penso, e spero di essere stata sempre utile alle mie compagne, quindi dai, per adesso sono contenta. Hai sentito emozione giocare in Italia, giocare un mondiale, oppure dopo le esperienze del 2013 eri già pronta? No, beh, comunque un po' di emozione c'è sempre perché indossare la maglia dell'Italia, poi adesso in un mondiale, il mio primo mondiale qui in Italia, è veramente cioè, una grande emozione, però poi quando uno entra in campo l'emozione un po' svanisce e si pensa a giocare. Voi che siete in tre in un ruolo così particolare, vi scambiate consigli, parlate delle partite prima, dopo? Sì, essere in tre è comunque una gran cosa perché abbiamo la possibilità di riposare, di alternarci, di giocare, di essere tranquille e comunichiamo abbastanza, siamo tutte e tre comunque molto, come si dice, unite, cioè andiamo d'accordo, quindi è molto importante. Domani c'è la partita con la Germania, sulla carta una delle più difficili, se non la più difficile della prima fase. Nella Germania giocano tante virgolette italiane, cioè ragazze che hanno giocato nel nostro campionato, c'è qualcuna con cui sei legata o no? Ma io non ho giocato mai con giocatrici tedesche, quindi non sono legata, mi sembra, a nessuna perché non avendo mai giocato insieme, però comunque domani sarà una partita veramente importante perché loro sono una bella squadra con un bravissimo allenatore, quindi sicuramente sarà una bella partita e noi daremo il massimo. Le armi più forti di questa Germania? Ma loro battono molto bene, come dice sempre il nostro allenatore, sono una squadra che batte veramente bene, però noi, secondo me, sia psicologicamente che poi tecnicamente possiamo metterle sotto bene.